Oggi parleremo di diversi tipi di gomme. Qui ne vedete tutta una serie di gomme differenti, magari nella tipologia, ma che rispondono tutti a una caratteristica. Sono tutte gomme morbide che funzionano per abrasione. Mentre vedremo poi questa, la famosa gomma pane, che è una gomma completamente diversa. Scopriamo insieme queste funzioni. Se io per esempio vado a fare una sfera e vado a disegnarla, faccio una cosa molto molto veloce, serve solo per fare una piccola dimostrazione. Se immagino che la luce venga da qua, io dovrò avere l'ombra qua sotto, ok? Quindi dovrò marcare molto di più la mia ombra in questa fascia sotto. Posso utilizzare, come sapete, il tratteggio incrociato, lo sfumato per fare l'effetto che più desidero. In questo punto ci sarà l'ombra propria sulla mia palla e poi avremo l'ombra portata e quella invece che la palla proietta sul piano. Io non sto usando nessun ausilio di sfumino o altro, però come potete vedere lascio un ritorno di luce in una sfera qua giù in basso, proprio perché, come sapete, nelle figure non piane, lisce, con una superficie piana, ma con una superficie sferica come una palla, c'è sempre una sfumatura graduale e non c'è mai il punto più scuro qua in fondo. A questo punto, se io decidessi di aver azzardato troppo qui in questa parte e voler creare il punto di luce, non mi rimane che intervenire o con la gomma in un punto ben preciso, e quindi potrei mettere il punto luce qui. Vedete? Marcare il punto luce, ma io non sono contenta e voglio schiarire un po' dappertutto. Se io prendessi una di queste gomme, cancellerei tutto il disegno. Se invece intervengo con la gomma pane, innanzitutto posso farla di varie misure, vedete? E posso poi rismuovere leggero leggero senza portare via tutto il disegno, che in quell'altra maniera o cancellerei del tutto o no. A questo punto quest'altra gomma mi può tornare comodo però per rifinire queste parti di qua, e poi posso continuare a marcare il mio disegno se io voglio. Si può sfumare anche un po' per renderla ancora più, e poi si può andare a ripulire ancora una volta il punto luce. O se lì voglio proprio ripulire benissimo, posso andare anche con questa. Allora, ricapitolando, quali sono le differenze tra questa gomma e questa? Allora, le funzioni sono diverse perché questa funziona per assorbimento, vedrete che piano piano si sporca sempre più fino a diventare nera e è in realtà eterna, anche se è logico quando è completamente sporca la dovete cambiare. Questa invece funziona per abrasione e quindi forma della sorta di gommini di scarto, vedete che qui poi vengono, sono anche un po' fastidiosi. Questa poi non è modellabile, mentre questa, come potete vedere, è modellabile, ci consente di fare anche piccole, vedete, utilizzarla con piccoli punti e andare a ritogliere proprio il punto più piccolo da cancellare. Questa consente di alleggerire il nostro segno, se anche qui per esempio volessi creare un effetto più sfumato ai bordi, questa mi consente di farlo, mentre l'altra gomma no, ripulisce per esempio tutti i contorni lo stesso, però
possiamo farlo, mentre questa non riesce, questa o quest'altra non riescono ad alleggerire il nostro segno. Questa gomma nera è utile per la grafite, cancella, diciamo, con molta precisione, però appunto si consuma. Questa inoltre non riesce a cancellare completamente e ci lascia magari anche i segni sotto che avevamo fatto precedentemente, ma non è detto che questo sia effettivamente un difetto perché ci consente di vedere appunto anche il nostro modo di operare, come evolve nel tempo e magari far notare anche tutti i ripensamenti che anche i più grandi artisti hanno sempre avuto. Grazie per avermi seguita e vi aspetto alla prossima curiosità di A Regola d'Arte.